Ciao a tutti, questo è un books haul. Insomma, ho comprato dei libri e quindi vi faccio vedere quello che ho acquistato. Ho acquistato dal sito del libraccio perché ho trovato dei romanzi che volevo leggere, che avevo in wishlist. Io mi segno sempre tutto sul sito di Anobi e Anobi è una specie di social per lettori. Non è che sia proprio il massimo della vita perché non riescono mai a farlo funzionare come dovrebbe. Io sono iscritta da tantissimi anni e sul banner del mio canale trovate il link alla mia pagina Anobi se vi interessa e lì oltre alle mie letture eccetera eccetera che mi segno di volta in volta anche i libri che acquisto c'è la possibilità di fare una wishlist che per chi è lettore è uno sfacelo perché ce l'ho lunga chilometri avendo anche l'account su Anobi da anni e anni. Detto questo, ho acquistato tutti i romanzi usati, alcuni sono anche piuttosto recenti. Questo qui non è recente, ma è un libro di cui si è tanto parlato quando è uscito. È stato un po' una sorta di rivelazione. Si è fatto molto con il passaparola. Mi era rimasto lì, l'ho trovato usato. Ho detto vabbè, per 5 euro. Tenete conto che ormai c'è in edizione PM bestseller, quindi lo trovate comunque a buon prezzo. La 1, la 2, la 3, signora Longari. È un romanzo del 2010 di Beth Hoffman e si chiama Lezioni di volo per principianti. Secondo me lo conoscete in tanti e secondo me in tanti l'avete anche letto. Dice: quando l'incontro con persone speciali può cambiare la vita. Vi leggo cosa dice qui dietro, giusto per farvi capire il tema, la questione, qual è. Tra una madre squilibrata e un padre assente, l'infanzia è un inferno per la piccola Cecilia, detta Cici. Rimasta orfana, verrà adottata da una grintosa ed eccentrica comunità tutta al femminile che, in un'estate speciale, saprà ridarle fiducia e farle scoprire la gioia di vivere. Come vi ho detto questo all'epoca, quindi 2010, è passato decisamente qualche anno, è stato un esordio letterario, quindi a maggior ragione ha avuto pure cassa di risonanza il fatto che si fosse tanto fatto sul passaparola, eccetera, eccetera. Insomma, è stata una bella scoperta dell'epoca. L'ho tenuto lì per un bel po' di tempo, me lo sono ritrovato davanti, non so, mi sono ricordata improvvisamente di questo romanzo, ho detto ok, lo voglio prendere. E quindi questo è il primo. Il secondo romanzo è piccino e si chiama Lois la strega, l'autrice è Elizabeth Gaskell. Questa, lei, ecco così lo leggete. Edito dalla Elliot e questo non so dove l'avessi incontrato nel mio peregrinare in mezzo ai libri, probabilmente sempre su Anobi dove ogni tanto vado così in giro e incontro romanzi che poi mi incuriosiscono e appunto butto nella wishlist. Leggiamo cosa dice. Dato che la codardia rende crudeli, uomini che prima erano irreprensibili nella loro condotta o persino lodevoli, divennero per colpa della superstizione crudeli perseguitori senza pietà di tutti coloro che credevano essere in combutta con il maligno. Qui ci troviamo nel 1600, ci ritroviamo per una serie di ragioni a Salem e Lois è questa ragazzina che si troverà invischiata in queste vicende. Insomma, non proprio allegre. E anche qui è un tipo di storia da cui sono abbastanza attirata. Ho letto anche degli altri romanzi che si rifanno al periodo delle streghe di Salem, non è il primo. E quindi, incuriosita, l'avevo messo lì. L'ho trovato sempre nei libri usati, ma è in perfette condizioni. L'ho pagato 7 euro. L'ho pagato 7 euro, scontato del 40% rispetto al prezzo di copertina, che non so quale sia, 12,50. E niente, quindi questo è il secondo romanzo. Il terzo romanzo acquistato è di Jennifer Donnelly e si chiama La strada nell'ombra. È un'edizione rilegata, sempre usata e sempre nuovissima. Vediamo com'è all'interno, così. Così. E anche questo era un libro di cui ho sentito parlare, ho letto, ho visto, chissà dove, non lo so, non ricordo dove vado peregrinando in cerca di ispirazione per nuovi libri. E mi aveva colpito molto la storia. Vi dico più o meno di cosa parla.
Innanzitutto, già quando ho letto fine 800, oh my god, io sono attiratissima da questo periodo storico, quindi già mi aveva mezza conquistata. Poi sentite il resto. New York, fine 800, Jo Monfort è ricca, bella e l'attende un futuro radioso. Promessa sposa del rampollo di una delle famiglie più in vista della città, Jo ha tutto, ma per sé da sempre sogna qualcosa di diverso, una matita e un taccuino, un lavoro come reporter. È una tragedia inaspettata a scuotere lei e la sua famiglia e anche l'irruzione nella sua vita di Hedy Gallagher, giovane reporter che sa qual è il prezzo della ricerca della verità. Insieme a Hedy, Jo comincia a indagare come e meglio di una giornalista di professione sugli affari dei Monfort che si rivelano via via sempre meno limpidi. La verità emerge cupa e dolorosa. I pericoli sono dietro a ogni angolo nei vicoli di New York, ma anche le avventure, l'amore e la più importante delle conquiste, la libertà. Capite perché l'ho comprato? Ecco, per questo. Questo non ricordo quanto l'ho pagato, prezzo pieno costa 18 euro, penso di averlo pagato sicuramente con il 50%, se non di più, quindi tra gli 8 e i 9 euro l'ho trovato sempre nei libri usati. Il quarto libro che ho acquistato è quello che ha carpito di più l'attenzione nella foto che vi ho messo su Instagram, e cioè Parlare a raffica di Lauren Graham. Questo romanzo mi aveva attirata, vediamo com'è, a parte che anche questo è in ottime condizioni, vabbè, è un classico, niente di particolare. E mi aveva attirata perché ovviamente ho visto tutte le stagioni di Una mamma per amica, anche le ultime andate in onda su Netflix, che non mi hanno particolarmente entusiasmata, devo dire, ma già ve ne ho parlato in uno dei Pennilandia, mi pare. E però non mi andava di prenderlo a prezzo pieno. L'ho trovato usato ed è nuovo, vi giuro che è nuovo. È nuovo. E mi sembra che costasse prezzo pieno sui 18-19 euro. Qui è tutto coperto, i prezzi sono tutti coperti. L'ho pagato anche questo sugli 8-9 euro. L'ho preso usato, appunto. E dice: divertente, logorroica, brillante e originale, la voce di Lauren Graham, così simile a quella di Lorelai Gilmore, racconta la sua straordinaria storia e gli esilaranti retroscena dal set di Una mamma per amica. E quindi vedremo un po', insomma, alla fine sono racconti, penso, perché ho visto che dentro, ecco, si parla dell'episodio pilota, delle Gilmore, appunto, poi ci sono un po' di retroscena, qui per esempio la terza stagione, ecco, un po' così, un po' una sorta di diario, dei ricordi legati alla serie, non so, penso anche a qualche altra cosa, suppongo, o parlerà solo della serie, e chi lo sa, ve lo farò sapere sicuramente. Appena avrò modo di leggerlo e poi ve ne parlerò sicuramente in qualche video. Questi sono tutti i miei ultimi acquisti libreschi che ho fatto sempre sul sito del Libraccio, con cui non ho nessun tipo di contratto, cosa. Vado sul sito, scelgo le cose, le metto nel carrello e le pago con la mia carta di credito, perché va a finire che arriva sempre qualcuno a dire qualcosa, quindi è meglio specificare tutto. E vi saluto, vi abbraccio e vi bacio. Fatemi sapere se li avete letti, se avete intenzione di leggerli, quale vi interessa di più, magari lo leggo prima degli altri, perché no? E vi saluto, vi abbraccio e vi bacio, come vi dicevo poc'anzi, e noi ci vediamo alla prossima.